Buonasera a tutti ragazzi, qui è Vostantani che vi parla. Stasera torniamo su Stardew Valley in compagnia del nostro Bex. Buonasera. Buonasera. Del nostro magico 84. Buonasera, caro. Buonasera, buonasera a E tutti. salutiamo Riccardo che è già in chat. Ciao Riccardo, buonasera. Allora, avevi detto di andare alla miniera già? Non le varie cose che servono poi, eh. Andiamo alla miniera, sì. Allora. Meno io c'ho la cosa di fare la fornace, Allora, da dove lo vedo? F. Allora, F. Avanzamento, allevare animali, più giù nella miniera. Avanzamento. Sì. Dice anche di fabbricare o spaventapasseri. Sì, io devo raggiungere il livello Anch'io. 1. Ma te ce l'hai raggiunto se ti fa fare spaventapasseri. No, c'è da fare lo spaventapasseri. Dice raggiungi il livello 1, però non ci ha mai raggiunto il livello 1. Allora, bisogna andare alla miniera, dicevi. Aspetta, avanzamento. Raggiungi il livello 1 in fattoria e fabbrica uno spaventapasseri. Quindi dovresti poterlo fare lo spaventapasseri. Ce l'hai nei cosi nella fabbricazione. Allora, fabbricazione. Un Sì, po'. legno, carbone e fibra. Ok, allora poi conviene farlo quando si torna, dai. Baule, fornace, sì. Poi bisognava raccogliere, non mi ricordo cosa. Tarassaco. No. Un altro frutto che non mi ricordo cosa, selvatico. Allora, qui Tipo A. non c'eravamo stati qui, però, eh. Sì, qui c'eravamo stati. C'è il barbone, Linus, mi sembra si chiami. Oggi in live c'era un tizio all'ultimo che si è iscritto. Praticamente voleva che io con i personaggi mai mi suicidassi. Per ricevere 200 euro. Mi stavo dicendo, io ti do, te ne Aspetta, do quello là 1000 per darti si andarti parte a ammazzare direttamente te. dal quinto, va? Ti pare normale? Andiamo al quinto. La idea è uccidere 10 melme. Quello anch'io. Uccidere. E muori. Allora. Che cappero che è. Allora io ho già trovato il coso, andiamo in giù, tanto qui. Oddio, servirebbe il rame, eh? Se si trovasse il rame, ma il rame è quello. Ma qui non è nulla, pietra, pietra. Che non uccise tre. Io due. Sto cercando il rame, ho trovato il rame. Mi sembrano quei cosi di Super Mario, sai, i funghetti quei davanti. Sì, in effetti. Pietra. Andiamo più giù. Vai. Vai. Cazzo si va? Tasto destro. Ho trovato già. Pietra, c'è hanno melme se non ci sono. Ah, questo è il rame, semi misti. Questi prendili te, eh. Già preso terriccio base, non so che cappello. Andiamo giù, vai. Ho già trovata la scala io. Andiamo su Le Monde. Ogni 10 livelli si può ti sblocchi cosa? Questo mi sembra sia quarzo.
Non me lo fa prendere. C'hai bisogno di un piccone più performante? No, 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 non c'ho bisogno del piccone. No? Vai. Legna. Legna, cioè. Rame. Oddio stupido. Quando si bugga così. Che tira colpi alla cazzo. Ho trovato cose per andare giù. Però aspetta, prima c'è questo qua. C'è nulla, vai. Allora, semi misti. Sì, che cappero, me li voglio buttare via. Allora, vediamo un po'. Ho già trovato la scala. Sto cercando il rame. Inventario pieno. Topazio ho trovato. Topazio. Che va donata a Gunther, quindi. Dov'è la scala? Qui. Perché ho trovato qualcos'altro. Che cappello è questo qui? Non me lo fa prendere. Io c'ho già l'inventario pieno anch'io. Bisogna aumentare l'ambiente per comprare cose. Wow, qui è pieno di gente. Andiamo al 10. Oh no, no, mi è avvelenato, ma però lagga si dà energia. Che c'è? Le salpe. Morite. Sono anche le talpe. Poi quanto rame c'è qui? Io finito, sto cercando la cosa per scendere. Entra nella gilda degli avventurieri, giù nella miniera. Vuoi arrivare almeno a 10 e poi risalire. Nasce avanzamento. Ma non si trova la scala. C'è la scala? No, sto cercando la scala. L'ametista l'ho presa. No, stavo cercando la scala. Non ho più energia io. Aspetta un secondo. Neanche io. C'è le alghe, usale. Come faccio? Dobbiamo buttare qualcosa. Io butto via il terriccio, tanto no, non ci serve. Come fai a buttare via la roba? Tasto destro, allora alga. Che cappero. No, si è bloccato. Si è bloccato. Stasera i soliti ignori c'era Simonetti, Claudio Simonetti. Grande compositore dei Goblin. Oggi al ghetto. Vai. Come si fa? No, bisogna andarsene. Andiamo. E andarsene perché è mezzanotte e mezzo, eh?
E quindi? Usciamo. Dobbiamo tornare a cosa? Ah, a casa. Se no alle 2 di notte si viene il personaggio. Ah. Ce la faremo mai. Ah, da sonno, giustamente. È già sta dormendo. Non ce la faremo mai. Ho sbagliato via. Oh, va bene. Non ce la faremo mai. Mi sta aspettando, vai. Non ce la facciamo, via. Almeno io non ce la faccio. Niente. Si è addormentato. Mm-hmm. Anche te. Ok. Abbiamo perso un po' di cose, presumo. Ti ho detto, quando arriva mezzanotte bisogna uscire, anche prima. Cioè, stare a lungo, sì. Abbiamo perso un po' di soldi, però di oggetti ce l'ho. Quindi. Anch'io. Che dice? Ok. Allora dice che con 75 pietre e 1000 ore può costruirci un pozzo. Però il pozzo a me sinceramente però non ci serve a noi. E poi, ok, ci ha perso 138 euro il dottore. E poi c'è la missione dell'ascia. Ma dove cazzo è l'ascia di Roby? Non lo so. Vabbè. Allora, io andrei serve, da... Mi serve il rame. Te lo do, c'ho 23. Quello qui. Com'è che si faceva, dai? Vai. Vai. Te l'ho dato, eh? No. No, non te l'ho dato, aspetta. Aspetta, là si fa prima a fa così. Vai. Dammi dato. Casino sui tasti. Allora va il rigato. Allora, il paventapassi dovrei farlo anch'io. Ci vuole quanta di legno? C'ho già io la roba per farlo. Ma ognuno di noi deve farlo per conto suo. In realtà ne servirebbero due, secondo me. Perché l'inventario è così piccino? Cazzo. Perché bisogna comprare un coso, bisogna andare in negozio. C'è lo zaino. Toccato, butta via tutto. Che cazzo. Bisogna andare da Gunther e comprare lo zaino. Sì, però è una merda. Lo so, ma all'inizio è così. 50 di legno, ora hanno 46. La io vado a donare cosa? Eh? Aspetta, visto che ci siamo sotto un'altra cosa. A donare a Gunther le due cose. I geodi sono qui. E quartz. Tu. Vediamo un po'. Ah no. Ah, se non può guardare, se sta guardando uno, non può guardare l'altro. No, giustamente. No. Certo. No. Tasto destro, se no lo spacchi. Cosa? Ora prima o poi lo spacco, davvero. Allora, vediamo quanto verrebbe. Allora, intanto vediamo. Ieri a comprano di Vincent, non me ne frega. Però quanto costerebbe lo zaino? Ormai non me lo fa piazzare.
Cosa devi piazzare? Il spavento pazzo. Mi dà che è rosso. Ma vabbè. Ora adesso è verde. Ora ne è venuto a mente che lo potevo piazzare. Poi no, ma prima era rosso lì, L'ho visto. Appunto. Quando si dice che è figlio di, Di Zoffa. Chiamate a quel cazzo di frutto selvatico. Allora io sto andando al museo. E io ho fatto la fornace. La fornace la metto. Autista e cosa? Fornace la metto. Cosa mi ha donato? Lo prendo. Che cazzo mi hai dato? Nulla. Ok, la fornace. Avanzamento. Ora, come si usa la fornace, per esempio? E il carbone serve. Allora, intanto mi ha dato 9 semi. Infatti vorrei subito. Sì, ci vuole il carbone, però io come ce lo metto? Allora, non fuggeri. Come ce lo metto il carbone io? 2. E c'è niente. Aspetta. Tempo tasto destro, presumo. Non ha abbastanza spazio. Io sto pigiando il tasto destro. Aspetta un secondo. Mio buono. No, è il mouse. No, non ci vuole il carbone. Scusami, ci vuole la linfa. Vedrai. La? Linfa, quella... La linfa degli alberi. Ho capito. Quella gialla. Sì, ho capito. Va? Sto cercando di tornare indietro. Però se io ci metto il tasto destro, cioè se faccio tasto destro, non mi fa niente. Non va. Prova te. E devi selezionare la cosa, Devi averlo in mano il coso, l'oggetto devi permettere. Ma no, mangi linfa, no. Come mi dice? Allora, mi sa che ci vuole il carbone, però aspetta. Madonna santa. Oh, io busco altri, lo mettiamo un secondo. Usa la fornace per forgiare un lingotto di rame. Vabbè. Apri il menu, apri mappa, finestra dialoghi, corri, shift, nuova espressione, scorri, parlare attrezzi, menu, mappa, usa attrezzo. X anche se no qua non può. Allora che cazzo si fa? Ciao Enrico, e guardi se Luigi un po' come cavolo. Basta che va sulla wiki, Ok. Comincio a sentire la spossatezza, sono stanchissimo. Allora. Che fa, acqua? A che forza? Ho seminato il cavolo. Come si chiama? Furnace. Fornace. Furnace.
fornace. Io mi sto riposando un attimo a letto, che mi ha fatto fatica. Ah, faticata. Va chi? Non è che forse aspetta. Forse mi sbaglio io. Allora, la fornace del fondamentale del progetto che ti fornisce un filmato, ok. Lo fossi per annusare, vabbè. Per qualsiasi minerale, equipaggiarlo e attivare la fornace mentre c'è il carbone nel tuo inventario. È necessaria un'unità di carbone per ciascuna operazione di fusione, indipendentemente da materiale o dalla durata. Prova un po' a darmi il carbone a me un attimo. No. Ce l'ho il carbone, no? Te l'ho messo qui. Non lo fa mettere. Scott dice proprio esplicitamente equipaggiare e attivare la fornace mentre c'è il carbone. Come si fa? L'ha fatto lui, vuole sapere come si fa. E avere il carbone in mano nell'inventario ti metti il deve avere sia carbone che minerale, ok, affanculo, bastava capirlo, grazie. Dai. Ok, allora io allo spaventapasseri vorrei farmelo. E per farlo mi serve, a parte che devo creare una fornace, serve il rame, cosa che l'hai preso te. Aspetta un attimo. Ah, qua dice il quarzo può essere distrutto dalle bombe. Sì, vabbè. Sì, ma le bombe non so che si possono, non si possono fabbricare per ora. Vai. Tutto lì dentro. Vabbè, io mi tengo la wiki aperta, così serve. E poi serve il... No. La pietra, no... cioè, sì. Ok, allora, vediamo un po'. Lei non si deve preoccupare. Vai. Piazziamone un'altra. La piazza accanto. Vai. Ho riempito il quadrato perché faceva cacare. Ah, sì? E poi dovrei fare uno spaventapasseri. Non confondere con lo spaventapassere, che è un'altra cosa. E per farlo mi serve... Ma quello è unisex. Dici? Sì. 50 di legno, un carbone, 20 di fibra. Spaventa sia di qua che di là. 50 di legno, un carbone e 20 di fibra. Fibra. Mi manca il legno. L'ho rimesso io qui il legno, so. Dove? Di notte ti ho trovato io. Sì, va bene. Oggetto smarrito, perso mia ascia preferita. Se trovate per favore riportate. Sì, l'ho fatta anch'io, però dove cappero è questa ascia? Compè 250 euro per... Esatto, l'ultima volta il taglialegna a sud del ranch di Manny, mi ha mandato. Però prima di quello vorrei, sinceramente, vorrei fabbricare questo benedetto per spaventapasseri. E lo mettiamo qua. Bimbo è tardi. Sì, è presto ancora, non è... Bellino. Ti va un aperitivo, sono le 11.40 e 50 di sera. Sono a letto? Ah sì, prima non ci volevi andare a letto con me, ora andiamo a letto. Che uomo è merda. C'ho il cane qui, a me il cane. Enrico, mangoli cani. Enrico, lascia stare. Enrico, in onore del più grande youtuber italiano. Anche no, vai. Oh, anche no, che vorresti dire anche no? Il maiozzo ne va a ronfare. Ecco.
Panino sopravvivi. Ah, hai imparato una ricetta? Sì. Del panino sopravvivi. Ok, 100 mi ha dato. $100 per lo spaventapasti, datene anche a te, guarda un po'. Sì, sì, ma i soldi non sono importanti. Domani si terrà il Festival delle Uova. Bene. Ok, quindi bisognerebbe mettere queste cavolo di galline. Ma... Festival. Galline che noi non abbiamo. Aver preso in giro il vecchio cottage di tuo nonno, la nostra prima incontro, davvero una bella casetta. La tua falegname locale Robin. Va bene. E bisogna trovare l'ascia di sta. Di sta. E fai a mettere il carbone? Non lo devi mettere il carbone, lo devi tenere nell'inventario. Ah, ma me ne serve 5, c'è scritto. Ce n'ho 2, per quello non lo facevo. Ok. Che volevi fare, no, Pita? Nulla. Io sinceramente, allora, discorso animali li comincio. Però io più che animali, ora ci abbiamo 1.300, bisognerebbe andare in miniera sempre, vedere di o se no bisogna, prima di andare in miniera, uno dei due dovrebbe avere, comprarsi l'ampliamento per lo zaino che costa 2.000 da Pierre. Duemila costa, cioè abbiamo 1.300. Siamo poveri. Anzi, sei spilorcio che non me lo compri, mi fai mai un regalo. Andiamo a cercare la benedetta ascia che ci dà un po' di soldi, va? Visto che non abbiamo... Io sinceramente di andare a fare miniera non c'è andare. Questa benedetta ascia di cosa? Di Robin Wood. Allora intanto questi qui me li levo. Ma ha detto a sud, quindi bisogna andare giù. Andiamo a sud della cosa di Merni. Esatto, guarda, è Reni a sud del ranch di Merni, quindi andiamo a sud. Vediamo la mappa. Il ranch di Merni è qui, quindi a sud sarà qua, che non ci si può andare. Da Roma a scendere. Anzi no, da Fiumicino a scendere. E tanta roba. Andiamo qua. Andiamo un po'. Oh, ho trovato il rafano, attenzione. Attenzione. Era quello che ci mancava. Il rafano. Cipolla primaverile, cogli. Ho trovato anch'io rafano. Ma va portato uno là. Non ce lo porto. Come si chiamava? Come faceva la canzone di Branduardi? Cogli la prima mela. Qui sono d'armago. No, io sto guardando qua. Dovrebbe essere qui a regola, a sud dove sono io. A sud dovrebbe essere di là, no qua. Attenzione, ho espulso Glick. Aia. E forse calcio di rigore? Ma qua non ci si può andare. La madonna che intervento, Glick però. Porca puttana. Trovata, vieni, l'ho trovata, lascia. Porca leva, son pieno di inventario. Tengo io che son vuoto. Dove sei? Where are you? Qua. Secondo me la massima era munizione, espulsione diretta. Vedi dove sono. Vedi che è quello che c'è il tuo benevento, Francesco. Espulso Glick e renda zero. Dovrebbe essere qui, l'ho trovata qui. Beh. Il massimo no, della vita. Per te. Io l'ho trovata lì la ascia. Sì, vai. Ascia smarrita. Ascia smarrita. Allora andiamo a... di cosa e continuiamo... Ti cerca il coso, l'ascia. Magari. Esatto, è per il lì, è capace di errando. Che c'entra? L'ho presa già l'ascia io.
Ah, l'ha presa anche te? Hai detto che non c'avevi spazio. No, ce l'ho, no, no, l'ho presa anch'io l'ascia. Adesso sono due lasce, eh. Lascio la doppia. Andiamo da Robin, va? Speriamo che non ti diano nulla soldi. Ma chi è? Gimli o... Perché Gimli c'ha due asce. Robin, where is? Robin? Ah, io ho venduto le cipolle. Bello. Tanto prima vado a mettere... il babudoio qui. Il rafano babudoio. Cos'è babudoio? Rafana. Ah, Rafaniello. Rafaniello, ho detto Ravanelli, no? Mio padre lo chiamava così, a Ravanelli, Rafaniello. Sì, Rafanello. Rafaniello. Molto buoni nella insalata. Ma fa culo Eli, va. Ti sta ignorando. Pacchetto completato. Vai. Viscosa. Dove ti cosa danno? Un cazzo proprio, eh? Premi. Ok. Semi primaverili, vai. Sì, ma ha sbloccato qualcosa. Na sbroccati altri due. Ma perché? Pacchetto colture prima, pastinaca, fagiolo verde, cavolfiore, patata. Sono d'accordo. Buono. Pacchetto artigiano. Olio di tartufo, stoffa. Formaggio di capre, vabbè, qui ragazzi si va. Qui si va nel gaming. Allora, vediamo un po' di... Vasca dei pesci, addirittura. Ma vaffanculo. Vabbè. Andiamo a ridare l'ascia, vai. Vai, grazie. Dov'è l'ascia? È qui Robin, venga. Dove ormai si va là della Madonna, è scesa giù. Dai, gli lascia qui. Vai. È qui Robin, non è quella Robin, è questa qui, eh? Quale? Questa qui. Temmaru. Abbiamo 1600. Troppi. Allora, cosa richiede di seminare i... Comprate un trattore. No. Ah, no. No. Che come mod, penso. Dicevo, cos'è che richiede? Cosa? Le colture che servono, cavolo, patate, pastinaca e fagiolo verde. Pastinaca per comprarla, però è chiuso il market, bisogna andare a venire domani. Sì, domani c'è la festival delle uova, quindi non si può cappero. Attacchi. Allora io tanto semino, perché semi ce l'ho. Allora, vendiamo il rafano. Sì, lo vendo anch'io, se esci da... La cipolla. Vai. Cipolla? Danni di cipolla. Io invece pesco qui dentro. Ma comunque... Di Falaia, con dov'è? Sì, sentirai. Tanto per sapere dove è. Sì, 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 va bene. Ma comunque tu mi chiedi che cacchio ci fa là dentro uno scozzese in gonnella? C'è la terra da parte. Dove? In Stardew Valley. Vabbè. Insieme a te. È veramente tremendo, io...
Faccia una bottiglia di scotch. L'ha visto, se, semina in mezzo alla, all'aia così. E vaffanculo, mi aveva boccato. Ha fatto in paura lui qua. Io ho fatto in paura. E che cappero, e pigliaci! E ti mando Mario Merlo? Zappatur. Se per la mano. C'ho una bota? C'hai sonno? Un po', po'. Pure ho fatto come Salvini, non ho fatto nulla a giornate. Ah, eh. Ma lui è impegnato sui social. Sì. Oh, te lo dicevo. Anche David è impegnato sui social, però almeno qualcosa fa. Allora, TikTok. Si potrebbe produrre il fertilizzante, vedi? Aspetta, dove? Fertilizzante di base, con la linfa. Fertilizzante di base, sì. Con la linfa. Andiamo. Però ora io andrei a letto. Ce n'è un, ce n'è una saganata lì dentro. Di linfa. Producilo. Fare challenge su TikTok. Sì, io sì. Allora andiamo a fare questo cappello. Ho deciso che... No, no, tu, David. Ah, vuoi fare influencer su TikTok? Esatto. Vai, l'ho aggiunto. Per aggiungere prima di piantare. Ah, sì? Sì. A nanna? Vediamo le previsioni. Devo fatturare. Vale, sereno e soleggiato. L'orosco. Buon umore. Vaffa culo. Scusi. Scusi, sto facendo una pavimentazione a 10 a mezzanotte. E io sto dormendo. Ah, bellino Enrico. Su. Il miglior youtuber al mondo. Livello 1 della raccolta selvatica. Nuova ricetta fabbricazione. Nuova ricetta fabbricazione spuntino da capo. Più la bravura con ascia, a volte gli alberi perdono seme. A volte. A volte. E a volte va a fa culo. Ci dovrebbe essere la cappa di festival delle uova, che tanto noi non ci possiamo andare. Ebbene. Grazie. Allora, che pavimentazione in legno. Allora, lì. Sereno. In realtà io la volevo mettere qui nel mezzo per dividere l'orto. Ce la metterò dopo. Ascolta un attimo, ma il noce, l'albero di noce, la pianta, vabbè, lo dico domani, il legno di noce scoppietta il camino? Sì. Ok. Perché? È perché c'ha, ci hanno dato delle pedane e scoppiettano per una cosa meravigliosa. Può essere, sì. Attenzione, sono cresciute le patate. Oh, allora, che bello. Quella, la patata che cresce. Allora bisogna... Una va data al coso, eh? Si darà. Vai, ce l'ho. Una me la sono serbata. Il mercato di mignotte qua. Che le bene serbasse, no? Dove andiamo? Mignotte.
Ingegner cane. Deve comprare un po' di... Che hai detto? Fagioli, servivano, portinaca... Pastinaca. Pastinaca, sì. Che in realtà la pastinaca è una razza velenosa. Credo che sia inventata, non esiste la pastinaca come... No, no, c'è. Sì? Sì, sì. Se la mangiano i cavalli. E anche un tipo di razza velenosa. Vai. La pastinaca. Sì, ovvio. Ah, che c'è quella cappella di festi, di festa di M. E allora? Che vuol dire? Che se ci vai... Ah, non pe coglione. Festival di oggi torna più tardi. Fa parte della famiglia Apia... Apiacea. Apiacea, Il cardiozzo è un fusto erbaceo, cavo e angoloso. Il festival dell'uomo è la piazza del paese. Andiamoci, va? È come la carota, però è bianca. Ecco. Cavolo, questo cane. E cane, vieni. Porco cane. Nella fattoria dove c'è cane e porco, si può dire porco cane. Porco cane. Che bello. Che? Ma che bella festa. E qui la festa? Guarda, mi perdo mai la festival del paese. Meno male. Caroline. Allora, qui parla della festa degli anni 80, quando faceva la festa di Sant'Antonio in Padova. Sto parlando con tutti. Con le bancarelle in mezzo alla strada. Demetrius. Che ci dovrebbe essere anche cosa in teoria? Sì, c'è da trovare le uova. Come la trovo? Ah, che è una caccia al tesoro? È Pasqua allora. Il problema è un'altra cosa, che io c'ho da fare la ricerca con un ongon. Ma io me le metto sotto la gonna le uova. No, attenzione. Attenzione, oh. Compriamoci qui, vendere della roba, vendono. Io la compro. Cosa? Mi compro. Semi di fragola. Vai. Quanti ne hai presi? 8. 5, scusi. Troppo, troppa. Però fenicottero da giardino. Sembra bellissimo. Che bisogna fare, eh? Chiuso il mercoledì. Che cappello bisogna fare? Parliamo col sindaco. Certe volte un uovo la nascondo troppo bene, non lo spiegherei. Vabbè. Mille. Dov'è il sindaco? È lì. Testone. Pistola. Mi sto divertendo. No, io vorrei capire però dove il capro sono qua le uova, qua. Le uova fritte. Sì, ma non si possono raccogliere. Che capro serve sto festival? Non serve, non serve, non serve ad una. Serve a Paolo e Chiaro. Festival. Ecco. Madonna. Che battuta di merda. È bene che Napoli abbia perso 4-2. Ma che sei te che devi dargli le uova. Ah, io? Ma io è questo? Non abbiamo perché non abbiamo le uova. Chi era lo zio di San Pedro? Quello. La funzione inizia. Cazzo succede? La grande orgia. No? Io. Momento del pezzo forte a festa oggi, l'annuale caccia all'ombrile. Se pirati trovare più uova alle altre cose, premio esclusivo. Aiuto, scusate. Siamo in due, vediamo di vincere. Siamo due contro tutti pronti. Ma questo è il sindaco, questo con la coppola. Sì. È Peppone. 51... Peppone. Ah, abbiamo anche la sfida fra di noi. Beh. Ah, però sono le uova. Io me ne... Oh, devi cercare, non è che c'è.
2. Fanculo. Come si fa a passare di qua? Hanno viste una. 3. E vabbè, va a cacare, vai. Si va di là. 4. 5, 6. Questo città, eh. Questo città. No, mi ci fanno andare lì, porca leva. Vai qua dentro che c'è uno. Nelle fogne, attenzione. Deve essere perché altro deve essere a modo. Ho trovato i tre insieme. Vabbè. Così. Andiamo. Mi sa che si è perso. Quante ecco se. Sta sei te. Vediamo. Abigail. Ma vaffanculo. Quante ne ha colte? Non sta scritto, No. Ne ho colte 5 io, porca leva. Allora? Allora, dove vince io? Vabbè, che cari, vada via. Allora, vediamo queste bevette fragole, va? Vada via il chiule. Ma bisogna collaborare, invece non si è collaborato. Si è collaborato. Ma non devi collaborare. Ognuno per sé. Dio per tutte. Ecco, amen. Poi io quando arrivo qui, quando l'hai vista fila qui, ci faccio il pavimento, con le tavole. Io vado a letto. Sapevo, sei il solito scansa fatiche. Nell'11 sei fatta la caccia alle uova, allora. È stanco. Ora le uova te le do io. Vai. Festival. A me mi risulta anche l'Ina e il Milan ha perso 3-0. Solo? Come solo? Io sono rimasto a 3-0. Ha perso 3-0. Perso 3-0. Ma tu dici solo. La perde 7-8-0 per quel che si è visto. È la Madonna, addirittura. Che cazzo dici? Cazzo dico, vai a vedere come ha giocato l'Inter. Enrico Pasquale praticò. Quindi Pagani se la giocano, il campionato se la giocano i due milanesi, in pratica. 120 si è fatto di patata? Ti ho detto che la patata porta soldi le patate. Lo so. La patata. Allora, uno dei due può comprare cosa? Vado. C'è la regina del sugo, ecco. Insalata russa. Sai. Oh. Le patate, la regina del sugo, la patata russa. Insalata russa. Ma serve la maionese per l'insalata russa, che si può produrre dalle uova, però uova che però non abbiamo. Io però la pannocchia. Prima o poi c'è adesso la prostituzione. Già, ma scusa, ma te non dovevi guardare una certa live stasera? No. Io? Diciamo. Prima dice le cose e poi non le fa. Chiamasi Parolaio. Siccome c'è il suo idolo in live, lo voleva guardare mentre giocava a Super Seduce. Ah, è uno che fa un mestiere, diciamo, interessante. Ah, ok. Presente quello che faceva la pubblicità delle patatine? Ah, ok. Sì. Il ricottario, che da noi è una brutta cosa, significa uno che campa sulla mamma e sulla figlia facendo la ricotta. Esatto. Vai. Andiamo? Ma fa che? A spendere money. Money. Here again. A pagare.
Allora, a fatturare. Anzi, prima vado a portare questo qui. Ecco. Andiamo a comandare. Pam, 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 pam. Aspetta un secondo. Datemi muto un attimo. Vai, vai. Ma lo vendono tutti i DLC il gioco, David? Eh? Non c'è DLC nel gioco. Ah, ok. Sono tutti aggiornamenti, update. Sì, gratis. Ok. Ok. Cavolfiori, fagioli e pastinaca. Ci darebbe la serie. Va presa assolutamente. Mm. Fagiolo, pastinaca e... Cavolfiore? Sì, cavolfiore già seminato. Ok. Quindi basterebbe una pastinaca e un... Andiamo a comprarle, sperando che sia aperto. Allora, qua potrebbe un po' di conchiglia. Ok, giunchiglia. Ok, bisogna trovarla però, la giunchiglia. Ok. Però me la vendi? Allora, via fagioli. Vai, una. Sì, mi pastinata. Sentite? Due. Sì, sì. Perfetto. Allora, lei può... Scusa, te puoi anche comprare il coso, va bene, fammici parlare. No, no, devi andare qui, è qui il coso. Zaino più capiente, acquista 2000. Bene. Maniamo con nulla, però... Con 4, che si compra con 4? Nulla, già l'altro quello che devo comprare l'ho comprato, i fagioli e pastinaca. I fagioli della montagna, con la neve alta così. No. Okay. I fagioli, si sciolgono poi dopo, con i fagioli. Okay, appunto. Andiamo. No, andiamo, via. Ma fa che? Ah, è miniera, Andrei. Ma visto che era c'era il però. Ma che miniera, ma dove andiamo? Attenzione contro più liberamente. Voglio pescare, però io sinceramente pescare mi sceglierei più là. C'era il signor magico anche nel gioco, si metteva lui, si lasciava lui a pescare, noi ci si andava. A divertire, esatto. O stronzo faceva lavorare. No, come lo stronzo, è un mestiere rilassante il pescatore. Ah sì, assolutamente. Il bestemmiatore. Vi farò pescatori di uomini, meglio di fregne. Oh, quello mi garba. Allora, se trovi una giunchiglia, c'è una consegna a Emily Dickinson. E scorpora il nome Dickinson e traducimelo letteralmente, ecco. In tre parole. Dammi tre parole. Allora vieni, parti dal quinto. Dickinson. Allora, considerando che hai coso, che hai lo zaino più grande, ti conviene la roba prendere. Pigli a te, ti faccio in più l'inventario. Ho già trovato il coso. Vai, scendiamo. Dammi tre parole. Vieni, Melma. Sole, cuore, amore. E muori. Ecco. Perché bisogna essere così aggressivo? Ascureggiato. Così. Cappero. Figli appicconate sui denti, quello. Vai, ho
certo, vado allora, avanti. L'avete fatta la quest? Ah no, non ancora devi rifare la quest di ammazza. Io l'ho finita ora. Oh, ok. Ci potrei entrare. Sa che a me non me la fa. Ma dove la vedi se l'ha completata a meno? F inizia. Dice entra nella gilda degli avventurieri. Ha fatto fuori 10 membri. No, non ancora. Allora io. Eh sì. Allora se ne trovo altre te le lascio. Dai, andiamo fino almeno al 10. rame Dai. Vaffanculo. Oh, allora. Ma vaffanculo. Sta fottendo. Guarda. Oh, ma che è un boss, che hai trovato il punto dove andare giù? Sì, è più su. Oh, non ho ancora sconfitte 10. Com'è possibile? Quante sei manca? Ce l'hai per iscritto? No, sono povero e non mi ci viene scritto nulla. F. Io sono stanchissimo. Dai, vabbè. Allora, piccolo io. Sono le 7, tesoro. È presto, fino a lunedì. Vorrei arrivare almeno al 10, e poi saliamo. Che non trovo, dov'è? La scala dov'è? Ma che sei giù? Io non ho trovato la scala che hai detto che hai fatto. No, io sono andato a casa. Mi reggo ritto. Ottavo. Ha bevuto troppo? La grappa dell'altro giorno. Allora io proseguo fino ad arrivare almeno a 9. Ma al 10° si era già arrivati, veramente. No, non ci sei arrivati. Non ho più energia neanche io, porca leva mia. Boom! Can't touch this. La gilda è chiusa? Il gilda è chiusa? No, è aperta. La grappa a bocchino? Quindi... si chiama così, non ci posso niente. Grappa bocchino? Invece da noi il Gilda è un posto dove ci si diverte. Ah, ok. Anche troppo. Bello. Andiamo a letto, no? Lei è a letto alle 9. Siamo... si è a letto come i galli. Esatto. E comunque qui a pensare alla F non ci si pensa. Si potrebbe pensare comunque a qualche giovane donzella. Aia. Può anche essere di quell'altra sponda. Sembra già. Allora... premi F, due F, la voglia di lei. F come figliola. F. Possono effettuare e il cane dorme.
Com'è buio alle 10 mattine? Che è? Eclissi lunare. PM, post meridian. Ah. È notte. E quando sei andato a letto? A che ora sei andato a letto? Alle 7 per l'aperitivo. Tac. Ah. Tiro giù tutto il giardino. Ma quella sopra è una serra? Sì, sì. Qua, qualcosa che sì, poi... Oh, ma che è qui? Ma che è? Oh. Infatti volevo... La cosa servirebbe... Quelli che ho seminato servirebbe proprio... Per buttare giù tutti gli alberi, poi mancheranno. No, ma c'ho da farci il pavimento. La moquette. Mette la moquette o mette il parquet? Parquet. Guardi una cosa, è sì. Cotta l'esame? Sì, è già pronto. Allora devo venire a prendere, aspetta. Madonna di Dio, ragazzi, che stanchezza. Sta facendo tardi, aia. Che schifo. Che cazzo succede? Attenzione. La fatina. La fatina, attenzione. Attenzione, Pinocchio. Addio. Svegliati, legno inanimato. Che farà? Domattina è tutto già cresciuto? La schifo. Ha dormito nel mio... Che mi sento violato. Che schifo. L'ha inseminato bene. Guarda là, tutto pronto, Quella fa miracoli, quella cosa lì. Allora, un cavolo serve là. Qui è passito. Ah, non è pronto. È di pandelleria. Che cazzo. Il rafano era quasi tutto pronto. Il rafano lo vendo lì? Sì, sì, può vendere tutto lì. Allora, io c'ho il cavolfiore di cui serve. Le fragole servono mica. Non credo. Non ricordo, ma io no. Ma dove è nato quest'albero, no? Ma quello no. Fuori le va, un mezzo ai coglioni, Allora va bene tutto, ma essere paragonata a uno stronzo. Andiamo. Ma gli alberi le posso ripiantare a cavolo così, come mi pare a me? Sì, dove ti pare. Allora, bisognerebbe fare un po'... modo c'è, pescando, si può anche pescare. Ripopolamento. Allora, vediamo un po'. Vediamo se leggi la chat. Vado un attimo a... Sì, ma prima leggi la chat. Vado un attimo in bagno, arrivo. Che succede? Sì. No, niente, è una cosa che ha scritto uno in chat. Sì? Sì, sì. È scritta. Ha detto piantalo davanti alla casa di David, davanti alla porta, così non entro.
pomodoro, mirtillo, melone, niente. Vasca di pesce, c'è anche i pesci che vengono. Si può fare anche l'acquario, credo. Sì, sì, cioè per ogni cosa c'è un piano. Ok. Sì, mi sembra di sì, qui c'è una bacheca. Qua mi sembra però acqua. Allora andiamo a vendere. Ma anche cucina, vediamo un po' cosa mi fa. Fa fabbricazione ghianda, semi di acero, pigna, semi campo, baule, fornace, cartellini, fertilizzanti, bomboncina, sentiero di ghiaia. Niente. Per ora questi vanno venduti per forza. Si vende la fragola e cavolo, si vendono. Certo, se si vendono vai. Un po' di soldi. Siamo si è fatta ancora veramente per cento meno gioco. Oh, ciao Roberto. Ah, ok, va bene, non ti preoccupare. Ciao, bene. Buona domenica. Cioè, buona domenica, tra poco è lunedì. Allora andiamo a pescare. No, tranquillo, non proprio. Ha detto non entra perché è a Torino dalla zia. Ok. Allora, l'obiettivo è quello di andare più giù nelle miniere, un po' troppo secondo me provvisivo, però allora, qui ci serve un modo di fare modo oltre a quello nelle miniere e pescare. Andiamo verso il mare, va? A chi è che voleva la giunchiglia? Emily. Emily, che cappero, eh? Top. Emily, vediamo un po'. Emily, che sta qua. Emily è quella, e dove cappro sta Emily? Vediamo un po', mi ricordo, vediamo un po' qui, Emily. Sì, cos'è diavolo è sta roba, Sanpei? No, è Stardew Valley, è tipo Minecraft, però è Farming Simulator messo insieme, però in 2D, sì, più o meno. Direi. Sì, è 2D. Jody. So Emily, Sam, Vincent. Finire 0-0, perfetto. Ok, no, qui non c'è, non c'è. Cappero può essere questa. Ah, sì, ho capito dove è, Emily. Vediamo un po'. Lampone. Essere all'ostrica. Lì che stanno a fare. Ciao. Essere al saluto astronomo. Vediamo un po' se è qui. Oh, eccola, vieni.
Fermo. Dimmi una cosa, ma quando tu sei in giro, la telecamera non te la porti con te, giusto? Si vede solamente quello di Francesco. Sì, perché ognuno è per sé. Ok. È dato 94. Che è? Pescare a pescare nei rifiuti. Ah, ho letto che anche nei rifiuti si trovano i minerali, ho detto. Sì, vabbè, nulla di che. Ah, c'è quello che ti fa Juventus. Eh sì. È fino a 0-0. Michelangelo. Giuria. Oh mia cara. No. Se l'ostica il lampone, se che cosa? Prima. Ti prego, salvami tu che sei. Ostrica. Ostrica e champagne. No. Per brindare un incontro. Allora. Ah, quindi si può accumulare, ok. Non male. Da. Sai che rottura di coglione. Cosa? Gli stacchi si possono fare. Allora, ostrica qui serve, bene. Una. Ostrica e champagne. Poi. Vediamo se il lampone serve qua. Leggi che ha letto, che ha detto Roberto, leggi. Mi parli di fregna, per cortesia. Mela, melograno, miele, formaggio, niente. No. Ha venduto, io dico fregnacce. Mm-hmm. A me l'hanno detto che tifi Juventus, che ci posso fare. Ah, yeah. Poi ha vinto anche col Cagliari, dovrebbe essere contento. Però ha perso con Napoli. È vero. L'hai beccate. 1-0 in Zini sul rigore, ma sempre rigore. Vai. Chi l'ha detto deve bere bene o deve cambiare spacciatura. Ah, non si possono mettere sulla terra? Sì. No. Vedi che quella coltivata no. Quella coltivata no. Ah no. Come si fa a tornare indietro, scusa? Non lo so. Letto. A delle zappate? Ah, così, perfetto. Questo va già a letto, non ha fatto nulla da stamattina e va a letto. Sono pieno di energia, figa. Salve tesoro, so che appena iniziato di... è già tesoro, Madonna. attenzione perché qui mi sa che David ha già fatto conquiste andando a giro con la canna da da pesca. Ma io la nonna mi interessa, sinceramente. Ti dici. Glielo lascio volentieri se lo vuole. Allora, se te vai sul menu, BGS, relazioni, vedi chi è scapolo e chi no. Ecco. Bene. Per dire Robin, vedi, c'è già due cuoricini. Robin ce n'ho uno, ma Robin è sposata. Aia. Vedi, c'è anche Antani scapolo. Dove? Da relazioni esc. Sì, ma non trovo te, per esempio. Ah, il maior scapolo, aspetta, allora provo. A letto, via. Basta che non sia nel mio di letto. Che schifo. No,
Esatto, né mio. Male. Come si dice? La fattoria, recinto di pietra, macchina per la maionese. Boia, 2838 si è fatto le fragole. È andata a tempo. Ve ne siete... Là mi compro anch'io lo zaino, via. Che vuoi comprare lo zaino? E pancia la fattoria. Bisogna, David... Allora, David, ti scrive Roberto. Signor David, sento aria di novità. Le regali baci Perugina, non Perugia, non sbagli. I baci Perugino. Via. Non piove mai qui, porca leva. Capito che non piove mai, ma... Sai nel deserto. C'è anche il deserto poco come zona. Io faccio un altro pezzetto vangato. Ma allora, noi sti li volevo, sono seccati questi, Sì. Questi qui di non seccate. Come mai che ne hai dato? I Rogor? No, secondo me David ha dato Rogor per farmeli secca. Ok, vai, fatto. Allora, andiamo a vedere il benedetto coso. Il Napoli ha già giocato oggi a Buscare 4-2. Mentre la prossima è giovedì, dovrebbe essere con a Napoli però con il Granada nel culo. Ah, le granate te le metti a sì, le covole pure, così diventa un altro... Vorrei mettere un lingotto d'oro sulla tomba prima di... Sì, è Europa League, Robby. Ma non ce l'abbiamo noi, la città. No. Allora, che potrei fare? Davide, facciamo un altro giorno e poi vado a letto perché sono cotto. È stracotto. Ok. Vai, preso zaino più grande. Ma io vado a pesca, sai? Allora, venga anche a pesca. Con due canne si fa prima. Capisco qui, no? Sì. Acqua dura. Vicino alle fondi. Beh, allora deve bello. Essere pesce. Cos'è, acqua calabra? Acqua azzurra. Acqua di fogna. Bello, la parola azzurra, quella. Finalmente bere. Infatti ho pescato gli occhiali rotti. Hai visto? Nei tuoi occhi innocenti. Ah, robe. Quando viene il punto interrogativo, che devo fare? Con il sinistro devo tirare su quasi il sinistro. Destro sinistro. Preso. Ah, buoni tirano su Roberto. Dovrebbe essere anche i pesci leggendari, ma quelli ci vuole la canna. Pescato un boccalino. Un boccalo. Attenzione. No, Firenze si chiamano boccaponci. Ecco. Pesce d'acqua dolce molto sensibile. Che? Molto sensibile? All'inquinamento. Ah.
Alle mutande. Alga, vediamo un po', cambiamo un po' zona, che qui cambiamo più che altro fiume. Guarda, c'è anche Ponte Vecchio. Quasi uguale. Ponte della merda. Andiamo qui davanti al ponte, no? Perché ci passa la fogna? No, c'è un ponte proprio. Sì, lo so. Vecchio. Oh, da quando ma... da quando mi ha schiantato il pesce non c'è verso più neanche. Ho pescato due alghe. Roberto chiede chi sono le boccapongi. Parto domani eventualmente. Due pesci. Pezzico sale. E guarda che quelli lì servono per l'albergo là. Infatti li sto pescando per quello. Possibile cane di Dinci, non c'è da pigliarci nulla. Vaffanculo. Colpa di Roberto. Ho trovato un altro pezzico. Fanculo. No, va verso il mare, eh. Là c'è pesci d'acqua. Ma che cazzo, dai. Giornale Fradicio. Benissimo. Ultima notizia. Belle fresche prese dal mare. Affogato la trota mentre stava nuotando nella... Ho trovato una vongola. Vai, due spaghettini. Ah, ce ne famo due spaghi. C'è un altro. Un altro boccalino pescato. Eccolo. Mazza, Ti potevo aprire un lupanario. Ho trovato il tarassaco nei rifiuti, eh. Tarassaco. Il tarassaco, cos'è? Che Cristo sta cosa. Dai! Madonna che palle sti pesci di merda! Come cazzo fai a tenerli, a tirarli fuori? Porco Dinci, dai! Altro boccalino. Non c'è. Ehi. Apri la collezione. Di bocca. Oh, sia buono. Assorete. No, non come lo mangio. Allora, andiamo a... Una granata nell'acqua. In effetti. Non si può. No? Via, arrivo. Vai. Sono finalmente bene. Con la vasca. Usata per costruire oggetti? No. Immondizia, bene. Ma posso vendere immondizia? Sì. Carpa, scazzone, storione, boccalone. C'è oceanici, pesci speciali, pezzico, no, il pezzico sole ce l'ho, mi te lo do,
Il resto non serve. La trotatina, pesce gatto, alosa. Ma il pesce gatto non l'ho trovato. Chi è? Parente dell'uomo gatto. Aia. Uomo gatto? Uomo cazzo. Ai. Il tigre. Chiamata come il tigre, penso. Che è un tigre. Mamma mia, che trash. Più che altro quei monnezza. Oddio, ragazzi. Madonna, è botta. Oh, ma sei cotto, eh? Porca puttana. Allora, vediamo un po' se si trova qualcosa in spiaggia. Tiri una figlia. Ma io non avevo ritirato i premi, ancora. È bravo. 1382, ecco. Iniziazione, 10 melme, ma che cazzo, quante me ne mancano? 21 su 28 persone salutate, te? 26 su 28. E ci sei già più vicino. Allora, volevo vedere la stia. Ma la stia si può costruire? Sì, non mi ricordo cosa sia. No. Di quella con Robin, mi sa. Cancello, recinto di... Ma sarà recinto di legno? Quello no. Deve andare da Robin. Da Robin. Gentile agricoltore, spero che tu hai allenato una nuova dischio per farti sapere che il negozio di Piero ora vende fertilizzanti. Vabbè, il fertilizzante potrei farmelo anche da me in realtà. Guarda una ringa. Aringa, è le 10:20. È l'ultima pescata e poi arrivo. Ah già, c'è le vongole da vendere, già. No, le vongole servono là, non le vende, servono per il corpo. Ora andiamo a mettercele. Ne serve una? Sì, andiamocela a mettere. Ok. Questi andiamo anche a metterla sta cappa di cosa. Dove sono le aringhe, per esempio? Sì, buona. Le pacchetto pesci speciali, pacchetto nassa, ok. Perfetto. Gamberetto, aragosta, gambero, granchio, cozza. Ciccio, cozza. Anzi, quello sì che non attacca. È mezzanotte, principessa. Sto guardando. È mezzanotte, principessa. Non venire nel mio letto perché mi incazzo. E se no, vai. Sei stata cattiva con me. Non ti ci voglio nel mio letto. Atteso degli altri giocatori, uno ce n'è. Ah, cozza fu pallone d'oro? Sì, vado. Come un PES? Non so in che anno, dico. Ragazzi, Ciccio Cozza faceva degli assist che confronto Juninho Pernambucano. Non era nessuno. Ti faceva un lancio i 70 metri, ci girava neanche Pirlo, senza guardare, lanciava la gente in porta, sì. Appena il tempo ho letto, proprio per 10 secondi. Pesca 1.
recinto di pietra, macchina per la maionese, irrigatore. Addirittura l'immondizia mi ha dato 300 euro. Cioè, okay. Vendere la merda. 2294. Ci fossi. La regina del sugo, replica. Cioè. Una regina delle celebrità. Avere la salti in padella. Come stai, tesoro? Mi manchi tanto da quando non vivi più qui. Per la campagna, sia come speravo. Baci, mamma. Ti mando i miei biscotti preferiti. Ho mandato inizio. Aia. A te te l'ha mandati, eh. Chi è la mamma? Sì. No, è la spasimante. Ho visto la roba secca, come mai? È levala quella secca. Poi in realtà potete fare gli irrigatori, eh? Che almeno si deve stare a irrigare tutte le volte. Sì, in effetti. Ragazzi, abbiate pazienza, ma io... Non ce la fa più. No. Ragazzi, io ringrazio il nostro Bex, ringrazio Magico per averci fatto compagnia, ringrazio Riccardo e Roby che sono passati. E niente, ci ribecchiamo domani pomeriggio con Grinnell. E la sera vediamo cosa portare, vediamo un po' cosa andare a continuare. Ciao Riccardo, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao.